Mentre il presidente ucraino Zelensky partecipa al vertice di Granada, l'esercito russo ha nuovamente bombardato Kherson, due le persone uccise. Secondo fonti militari, Mosca starebbe spostando parte della sua flotta dal porto di Sebastopoli a quello di Novorossiysk nel tentativo di sottrarre le navi russe da ulteriori attacchi ucraini. Washington e Bruxelles starebbero lavorando per trovare procedure legali per il trasferimento all'Ucraina di 300 miliardi di dollari di asset russi congelati negli Stati Uniti e in Europa.